Buonasera a tutti ragazzi, sono Matteo 38 e prima di questo video volevo invitarvi a pregare per quelle povere persone che nella notte, senza preavviso, si sono ritrovati a combattere l'inferno sotto le macerie delle loro stesse abitazioni. Voglio inoltre dire la mia su certi politici, non faccio nomi ovviamente, che hanno strumentalizzato i morti e se ne sono fregati. Detto questo, pray for Italy, ragazzi. Arrivederci. Vado col video. Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Matteo 38 e oggi siamo in questo nuovo episodio di Terrare, ragazzi. Allora, oggi è un episodio un po' particolare perché ragazzi a parte che volevo di nuovo ricominciare a giocare a Terraria, perché parecchi me l'hanno richiesto e vi è piaciuta assai come serie. E poi è un episodio particolare perché volevo ricordare, come ho detto pure prima, il terremoto che c'è stato in centro Italia, perché lì c'è stato anche mio zio, per fortuna non si è fatto niente. Però voglio ricordare tutte quelle persone che hanno perso la vita e che hanno vissuto questo momento difficile, perché ovviamente per fortuna noi del sud Italia non è che abbiamo sentito bello forte forte, però abbiamo sentito un po'. Però quelle povere persone stavano dormendo e si sono ritrovate all'improvviso morte, alcune si sono ritrovate morte. E comunque, raga, l'Italia si sta, cioè io immagino, vorrei dare pure un commentino politico a livello di questa vicenda. Immagino quando riuscirà l'Abruzzo a riprendersi da questo terremoto, perché visto che i politici non se ne fregano un cazzo, loro gli passa per le palle di tutto ciò che noi facciamo e di tutto ciò che accade, loro se ne sbattono altamente le palle. Loro ora avranno pure tutte le pensioni d'oro, saranno tutti belli in inglese e Dio. Invece ora quelle povere persone, chissà per quanto tempo, dovranno vedere la propria città marcire proprio in un modo assurdo. Quindi quello che dico io è, io vorrei contribuire a dare dei fondi, quindi vi metterò un link in descrizione per dare fondi, però non ve lo metterò subito subito quando caricherò il video, ve lo metterò nei commenti. Per il momento il Movimento 5 Stelle, che già hanno fatto le donazioni, e a mio parere politico sono i migliori in campo, secondo me. Per il resto non dico altro, perché poi io sono uno spirito molto rivoluzionario e aperto con tutti, quindi per esempio gli altri non so cosa cazzo vogliono fare, però mi fa piacere che almeno un gruppo politico se ne fotta del popolo e non come tutti gli altri che se ne strafottono. Quindi ora pensiamo al gioco, ragazzi. Che cosa dobbiamo fare oggi a Terraria? A parte che dobbiamo terminare un po' questi murettini che stanno qua sopra, piazzati, cioè qua sopra qui. Sprechiamo mana così. Così almeno ci finiamo questo lavoretto insignificante. Dove stanno i muri? Muri, 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 muri. Dove siete? Dove siete? Dove cazzo state? Io sento ogni tanto sti rumori di questi qui, che non si trovano e aprono e chiudono le porte. Ma che cavolo! È proprio fastidiosissimo. Dove sta? Oddio. Oddio, dove si fanno i muri? Mi sono perso. Ah, ecco. Non mi serve? Ok, ce ne ho 92. Ok. Oh, è vero. Raga, non mi ricordo veramente come si gioca. Ok, dove sta? Perfetto. Ok, si sono scambiati. Come si piazzavano? Mo, che lo so. Comunque, raga, è stato brutto come terremoto, perché è successo tutto all'improvviso. Quindi, cioè, non ha avuto preavvisi come tutti i terremoti, sempre questo. Cioè, il preavviso ci potrebbe stare un po' prima che succede, però molto prima, cioè nel senso proprio nel fratto di secondo si sa. Poi succede sempre quello che deve succedere. Purtroppo i terremoti, l'Italia è proprio un territorio, se ci vogliamo andare un attimo più nell'aspetto della posizione della nostra terra, è
mio parere l'Italia è un territorio, no, a mio parere, a parere di tutti credo, è un territorio proprio di terremoti, perché è proprio un punto, proprio se vedete che si nota che è un punto di terremoti. E purtroppo noi non ci possiamo fare un cazzo. Poi l'importante è che non vengono quei uragani come vengono in America, tipo, che stanno pieni di uragani, cose del genere. Ok, stella cadente, ovviamente mica ha fatto un contributo suo. Subito hanno detto donate, donate, ma se loro hanno 10.000 euro al mese, si guadagnano e vivono benissimo anche con 3.100 euro al mese, no? Che si vive una favola, raga, si vive una favola veramente. Perché non li donano un po' loro i politici? Fanno così, tutti i politici donano tutti quanti dei soldi. Ovviamente il Movimento 5 Stelle già ha fatto questa cosa, quindi lo ripeto. Danno tutti quanti dei soldi, così che l'Abruzzo potrà rinascere un po', Abruzzo come Roma, come Lazio potranno rinascere un po' più in fretta, ma almeno per far vedere che fanno un intervento positivo, almeno solamente per fare la parte che fa un intervento positivo, perché per tutto il resto fanno tutte puttanate stronzate, se per questo. Ah, c'è anche la porca puttana del pipistrello. Perfetto. Io non voglio mettere in discussione niente, però raga, io sono molto aperto, non ho paura di parlare, sinceramente. Perché un po' è così. Se non c'è quello che parla, allora che cazzo parla, sinceramente. Io dico solamente che loro se ne fottono di tutto. È che di quello se noi moriamo, non moriamo, tanto loro tengono sempre i soldi in tasca e noi andiamo sempre nel cesso, ne hanno buttati. Che poi devono capire che se non è per il popolo, loro non sono un cazzo. In periodo di elezioni, tutti belli, tutte le promozioni, sembrano quelle promozioni, sai, di quelle offerte che poi dopo si vede ed è una truffa, ecco, la stessa cosa. Periodo di elezioni, tutti a dire parole belle, che le parole sanno dire proprio benissimo, Madonna santa, se sanno dire. Poi a vedere, dopo non fanno una minchia. Come sempre. E vabbè, raga, purtroppo il nostro paese è destinato a marcire. Purtroppo non è colpa nostra. Destinato purtroppo alla gente che lo comanda. Porca troia. Allora, nel frattempo stiamo in questa miniera, ora finisco di parlare di politica perché sinceramente sono fin troppo rigido nel parlare e fin troppo onesto nel dire queste cose, quindi potrebbe anche essere segnalato questo video, che ne sappiamo. Io non voglio offendere nessuno, è solo il mio pensiero, lo ripeto. Perché così, casomai qualcuno che pensa male, lo dico. È solo un mio pensiero, non sto dicendo che quello è un uomo di merda, quello è l'altro, quello è l'altro. Perfetto. Ok, tra l'altro mi sono fermato un po' su YouTube, non so perché in un periodo. Tra l'altro le abbiamo aggiunto alla lista delle serie finite Assassin's Creed Syndicate, che l'abbiamo finito per fortuna, sono molto felice che l'abbiamo finito. E basta. E Far Cry Primal, sono le uniche due serie che abbiamo finito e abbiamo fatto per me. Che cazzo sei? Che cazzo sei? Questo è argento e platino, ok? Possiamo curativo inferiore. C'è qualche minerale. Dobbiamo buttare qualcosa. Beh, qua però c'è uno slot. Cioè, ci sono quattro cose del genere. Ok. Vediamo cosa possiamo buttare. E nulla, perfetto, ok. Ok, andiamo qua, tutte le nostre lapidi. Vai, vai, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Bella, vai ad aumentare il mana, vai. Bello. Ah, ecco. Questa volta il mana. Uno del tuo inventario. Ok. E poi raga, direi che per questo episodio è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio di Terraria, un abbraccio, Matenti, ripeto che i miei pensieri politici che ho dato in questo video sono solamente i miei pensieri e non sono assolutamente affermazioni, io non voglio offendere nessuno come nessuno vuole offendere me o il mio partito politico che ci sono io, che io supporto, quindi quello che ho detto io è solo il mio pensiero reale, ma è solo il mio pensiero. Chiarisco, via da ora.
perché fino ad ora gli unici a fare un intervento sono stati il Movimento 5 Stelle.